Io ho un'altra donna speciale, un'altra donna che ha vissuto il dolore più innaturale che possa esserci, in modo anche molto particolare. E voglio presentarvi Maria Teresa Giglio. Grazie per essere qui. Grazie a voi. Maria Teresa è la madre di Tiziana, Tiziana Cantone, una ragazza che dire che è stata usata è poco, nel senso che conosce un uomo, se ne innamora, tra l'altro c'è anche un periodo di convivenza, sì. E viene spinta da quest'essere a girare dei video che vengono divulgati in rete, che lui passa anche ad altri amici, la spinge anche ad avere rapporti con altre persone. Tiziana non regge e purtroppo si toglie la vita. E lei è la mamma. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie anche a voi. Prima di tutto ci racconti di Tiziana, che ragazza era, che donna era. Tiziana, come ho sempre detto, comunque era una ragazza come tante altre, cioè voglio dire, una ragazza che aveva i suoi flirt, le sue storie, i suoi insomma rapporti più duraturi, però comunque era una ragazza normale, che non aveva fantasie insomma sessuali trasgressive o cosa, questo è sicuro. E poi vabbè, tra l'altro diplomata al liceo classico, una ragazza sì al Pontano, andava al Pontano, liceo classico, ha dato metà degli esami a giurisprudenza. Poi vabbè, diciamo che interruppe un poco perché iniziò a lavorare nell'azienda di famiglia, quindi diciamo che questa cosa la distrasse un poco dagli da studi, da quello che erano i suoi studi. Sì. Tiziana, anche l'unico neo familiare è questa assenza del papà, no? Che lei ha sempre un po' vissuto. Sì, male. Diciamo che allora innanzitutto io vorrei partire dal fatto che qua si parla di manipolazioni affettive. Questo è un altro argomento che mo anche la dottoressa Bruzzone sta portando avanti, perché ci sono tanti e tanti casi, perciò pure succedono tanti femminicidi, no, da parte di uomini. Perché si sa molto poco di questa patologia, che è una delle più gravi in psichiatria, cioè questa figura del narcisismo perverso in particolar modo. E quindi per la gente è difficile insomma entrare in questi, no, comprendere questi meccanismi mentali, che sono insomma complicati, sono complessi. La gente si ferma al fatto, lei ha fatto il video. A me quello che mi dispiace è che questa cosa così tragica di mia figlia è passata come un fatto di costume, mentre invece non era. Era un fatto di cronaca che andava trattato come tale. E invece purtroppo da cassa di risonanza a tutta la gogna mediatica che ha avuto, hanno contribuito tanti giornalisti che non sanno fare il proprio mestiere. Perché comunque invece di infangare, di arrogarsi questo diritto di dare dei giudizi senza sapere, no, i fatti concreti, reali, e senza essere al corrente della verità, senza conoscere questa ragazza, si sono permessi comunque appunto tanti nomi illustri, no? Bastava indagati. Venire dalla famiglia al limite, che mia figlia insomma non usciva, perché ovviamente era traumatizzata da questo evento. Quindi non è che andava nelle trasmissioni come ha fatto qualcuna, che si capisce che vogliono cavalcare l'onda della notorietà, ma mia figlia non voleva cavalcare nessun'onda della notorietà. Anzi, ne ha sofferto e anche tanto. E lei, signora, che ruolo ha avuto nei momenti in cui questi filmati sono usciti? Vabbè, da premettere che non sapevo niente, ecco. Perché mia figlia era la prima volta che decideva di andare a convivere con qualcuno, appunto con questo Sergio Di Palo, e ha convissuto per un anno. E tutto quello che è successo quando conviveva con quest'uomo, che poi qui è molto conosciuto insomma a Napoli, infatti per questo anche lui non voleva mai uscire, e questo me lo riferiva mia figlia. Non Quindi anche lui si è trovato insomma... No, lui l'ha chiamato gioco virtuale, era un gioco loro. Innanzitutto perché non l'ha dichiarato, cioè ha fatto soltanto prendere tutte le colpe a mia figlia? E ci ha fatto fare ben 3 denunce, però lui voleva sempre restare nascosto, no? Voleva restare nell'ombra. Perché se fosse stato un gioco, come è stato costretto a dichiarare in procura, perché io, grazie a me, che sapevo già tante cose, e quindi lui non ha potuto sottrarsi a queste dichiarazioni. Questo è un pensiero mio, ma può darsi che lui sperava in un business? Penso proprio di sì, forse perciò pure la giudice che emanò quella assurda sentenza, no, in cui mia figlia
doveva addirittura risarcire lei i danni morali, cioè sì, non i danni morali, le spese di lite per quanto riguarda questi colossi del web tipo Google, YouTube, cioè una cosa assurda, perché io penso che la giudice, che era una donna, si era fatta una cattiva idea. Lei forse aveva percepito un qualcosa che insomma che magari uno tra voleva lucrarci sopra. Questa sentenza è stato un ulteriore colpo di grazia, no? Per sì, Tiziana è stata l'ennesima mortifica, la mortificazione, perché comunque lei aspettava con ansia che uscisse questa sentenza, proprio perché sperava di riscattarsi, no? E dimostrare a tutti che lei non c'entrava niente in questa storia, che lei non aveva dato mai nessun consenso, perché per queste cose qua poi, a parte che qua si parla di siti di scambisti e di fantasie trasgressive varie, che comunque vanno proprio a sfociare nella pornografia proprio... Ci arriviamo dopo, perché i video purtroppo sono ancora in rete, non solo, ma di questo ne parliamo dopo. Facendo un passo indietro, lei quando conobbe questa persona, fidanzato di sua figlia, l'impressione che ha avuto dal primo momento qual è stata? È riuscita ad avere un rapporto umano con lui o non c'è mai riuscita? No, un rapporto umano mai, anche perché questi manipolatori comunque la prima cosa che fanno cercano di farti terra bruciata intorno. L'ho conosciuto subito, perché comunque lui... Insomma, a sentire mia figlia voleva comunque conoscermi. Quindi l'ho conosciuto proprio all'inizio del loro, diciamo, rapporto, quasi all'inizio. E poi ci siamo visti in tutto 4-5 volte, ma non di più. E a me non ha mai fatto una buona impressione, che poi questa cosa, diciamo, che man mano veniva confermata anche dalle azioni, da alcuni dettagli che io avevo modo di vedere in questo divano. Lei non avrebbe mai immaginato che Tiziana potesse fare un gesto del genere? No, anche perché a me comunque sembra tutto strano, che diciamo che le procure, con mio grande rammarico, mi dispiace dirlo, ma all'inizio è nato non tutto male. Non hanno capito in tempo. No, perché mia figlia ha fatto ben 3 denunce, no? Qua si parla sempre di denunciare. Di quando è qualcosa non dobbiamo stare in silenzio, ma purtroppo bisogna anche dire un'altra cosa, che innanzitutto questo è un problema nuovo, questa è un'altra forma che io chiamo femminicidio virtuale. Già per i femminicidi insomma che succedono tutti i giorni per mano di determinati uomini, già lì non ci sono pene certe, non c'è la certezza della pena, infatti io pure contro questo mi voglio battere. Quindi figuriamoci poi per quest'altro tipo di femminicidio virtuale, dove là ci vogliono delle leggi tempestive che vadano a interagire con quelli che sono gli algoritmi di internet. Quindi figuriamoci, la giustizia nostra è lenta e macchinosa. È probabile che si sono fermati più al giudizio sulla sì, persona. No, al pregiudizio si al sono pregiudizio, fermati. Quindi giudicando non sono mai la arrivati al giudizio. Senza... Anche le procure, devo dire che si sono soffermati tutti al preconcetto, al pregiudizio. Nessuno in carcere? No. Per questa cosa? Cioè, con tutto questo misfatto, no? Dico io, cioè, mia figlia ha subito di tutto. Allora, hanno violato i suoi dati personali sensibili. Quindi, violazioni della privacy, stalking, ma si configurano un sacco di reati, guardi, Eppure. Ed è assurdo. Devono vergognarsi quelli che sono preposti alla tutela dei nostri diritti, che io ancora ad oggi, una mamma disperata che ha perso una figlia meravigliosa sotto tutti gli aspetti, cioè io non ho ancora una risposta e non so ancora il nome di un colpevole. Questo Di Paolo adesso è stato rinviato finalmente a giudizio con 3 capi di imputazione. Però qua si configurano, ripeto, tanti reati, non si è provveduto a vedere chi è che aveva aperto tutti quei profili falsi su mia figlia, perché su Facebook, su Twitter, su Instagram... Anche Facebook Italia è indagata, no, in questa vicenda? Facebook sì, è indagato il legale rappresentante di Facebook Italia e le indagini a quanto pare sono ancora in corso. Qual è il motivo per cui questi video non riescono a scomparire dalla rete? È perché ci lucrano sopra. Io mi chiedo, no, quando è stato introdotto il primo video, perché i video in tutto ne sono 5,
Quando è stato introdotto questo video dove si pronuncia quella famosa frase "mi stai facendo il video, bravo", bravo, che poi è diventata un meme su cui hanno speculato tutti quanti. Addirittura allora, dei gadget, mi diceva prima. Sì, sì. Su eBay vendevano gadget vari, da magliette, tazzine. Questo anche dopo la morte. Anche dopo. Se adesso andiamo a mettere insomma il nome Tiziana Cantone, lo digitiamo su un motore di ricerca, o Google o qualche altro motore di ricerca, cioè compaiono per esempio negozi di elettrodomestici, ma di tutto proprio, quindi tuttora si continua a speculare. Poi era facile all'epoca, quando questo video fu inviato pure al primo sito porno, c'era il nickname di un tipo, Leo non so che, c'era un numero a fianco. Quindi lì non ci voleva niente che la procura andasse a chiedere a questo sito porno chi è questo Leo, eccetera, eccetera. Noi abbiamo dei ragazzi in studio oggi tra il pubblico e il messaggio è proprio questo, di stare attenti. Anche il rapporto sessuale è un valore, è un uomo che si mette con una ragazza deve essere capace di rispettarla in primis. Credo che questa, no? Certo, sia... però sì. Il rispetto, l'educazione. Lei ha avuto più rapporti con questo Sergio dopo la morte di Tiziana? Ma io non li ho mai avuti più delle di tanto. Scuse, un attimo no, di pentimento. No, niente. Anche questo dimostra in realtà lui che persona è. Innanzitutto, se avesse voluto veramente bene a Tiziana, invece di pensare a proteggere se stesso, poteva comunque fare la figura dell'uomo, perché di maschi ormai ce ne stanno tanti, no? Certo. Perché c'è differenza. Fare la figura dell'uomo innamorato e dire fin dall'inizio, fare la denuncia insieme, dire questo è un gioco nostro. A me piace fare queste cose, come poi ha dichiarato dopo al PM, e quindi perché non farlo prima? Perché sperava che lui restasse sempre nell'ombra, quindi ha buttato mia figlia davanti. Mia figlia non è mai stata né consenziente né in tutta consapevolezza e responsabilità. Questa è una frase che tuttora ripetono i giornali, perché è stata scritta nella denuncia che fece mia figlia. Però come è stato adesso dimostrato, mia figlia era indotta da Sergio Di Palo a fare queste denunce in quel modo. Infatti gli avvocati che prima seguivano questa cosa, questi fogliamanzillo, anche loro dovevano stare anche attenti a come fare queste denunce, perché la prima denuncia, quella lì contro quelle cinque persone che poi è stata archiviata, l'indagine, perché comunque innanzitutto non hanno fatto investigazioni fino in fondo, non hanno fatto rogatorie sui telefonini di questi signori, quindi io mi chiedo, cioè, fino a che punto, no, si possa dire che questi cinque non c'entrano senza fare alcun tipo di investigazione, cioè si sono limitati soltanto a identificarli e basta. Un ricordo di Tiziana, lo vediamo. Innamorata e sola, quell'uomo infame non ti ha mai capito, sai che a respirare non si fa fatica, è l'amore che ti tiene in vita, quello che passare ogni tristezza, ti va di passeggiare insieme, meriti del mondo ogni sua bellezza. Le vive ancora con e per Tiziana. Tra l'altro eravate l'una per l'altro un qualcosa di indescrivibile, una vita trascorsa con lei. Trovarsi all'improvviso, no? Questa è la cosa più tragica che possa vivere una mamma. Dico una mamma perché noi mamme le partoriamo i figli, quindi rispetto ai padri comunque è tutta un'altra cosa. Cioè affrontare una negazione simile, no? A parte che si
fa fatica ad accettare una cosa così, anche perché quando un figlio muore suicida, se di questo si tratta. Ci si interroga anche un po', no? Certo. E poi, vabbè, quel fatto che accade tutto all'improvviso, no? Non ha neanche il tempo di renderti conto. E quindi all'improvviso ti ritrovi col dover negare un rapporto emozionale unico al mondo, quello che è fra una madre e una figlia. Poi mia figlia era una ragazza molto dolce, era intelligente innanzitutto, che non mi piace neanche che passi quest'idea che ancora scrivono tanti giornali e tante... Mia figlia non era fragile, mia figlia aveva delle sue vulnerabilità, come del resto le teniamo tutti quanti noi, no? Solo che poi a volte le persone senza coscienza, le persone malvagie, approfittano di queste nostre vulnerabilità oppure di momenti in cui ci sentiamo più fragili per fare i loro comodi e insomma per cercare di manipolarle al loro piacimento. Mi auguro che la giustizia da questo momento in poi pensi meno ai pregiudizi e che ci aiuti proprio a chiudere questo caso indicando dei colpevoli. E questo è quello che mi auguro. Il mio dolore mi sprona a fare sempre di più, anche se in determinati giorni, cioè, le forze mi vengono meno, perché magari sento più di altri giorni la mancanza di mia figlia, no? Dico, ma poi tutto questo a che serve? Però quello che mi sprona è anche perché vorrei che d'ora in avanti il nome di Tiziana Cantone significasse altro. Cioè, io quando vedo le ragazze, no? È come se mo tutte fossero mie figlie. Cioè, vorrei almeno, ecco, vorrei che il nome di Tiziana Cantone rappresentasse qualcosa di buono per le altre vittime, perché mi scrivono tante persone che stanno in queste condizioni e non sanno che strumenti usare. Vogliamo lanciare un messaggio a queste persone? Sì, certo. Qual è? Quello che... Innanzitutto vorrei dire che non devono essere loro a vergognarsi, non devono affatto vergognarsi. Comunque fare la denuncia alla polizia postale subito, perché anche se hanno strumenti limitati e purtroppo anche loro hanno dei poteri limitati su tutto, perché questi signori di queste lobby virtuali, di questi siti porno, hanno tutti quanti residenza all'estero. E allora, ecco, io vorrei fare un appello anche ai giudici, alle ragazze, e dire di non vergognarsi. Devono vergognarsi questi omuncoli, ma non voi. Voi fate le denunce. E poi vorrei fare un appello ai giudici specialmente, perché già per quanto riguarda mia figlia il Tribunale di Napoli Nord ha emanato una sentenza molto importante in cui dice che appunto Facebook, condanna Facebook, che doveva rimuovere subito i contenuti illegittimi segnalati, e quindi questo ha introdotto già una novità per quanto riguarda la legislazione di queste piattaforme virtuali. Poi i giudici e i nostri pure politici, spero che il nuovo governo in cui ci sono, vedo persone più attente, più diciamo insomma... Facciano qualcosa anche per tutelare. Che vogliono fare qualcosa veramente pure per il popolo proprio, devono comunque fare in modo che si rispettino le leggi qua territoriali. Non è che noi dobbiamo stare alle leggi dell'America oppure di altri stati dove fanno residenza questi signori di questi giganti. Sì. Cioè, incominciamo a fare delle leggi, che questi signori devono rispettare le leggi nostre qua, e cioè devono comunque stare attenti ai nostri dati devono personali. Devono essere disciplinati e tutelati a quello che è conforme. Quindi incominciamo a fare così, perché dovrebbe essere una cosa a livello sovranazionale, no? Fare delle leggi ad hoc, delle norme. Però se proprio non ci riusciamo a livello sovranazionale, però ogni singolo Stato, se inizia a farlo come hanno fatto in Germania, in Israele, in Australia e in tanti paesi, in tanti Stati dell'America, già è un grande passo avanti. Qua esiste la diffamazione, in America non esiste, per cui Facebook non è perseguibile. Però quindi... non è giusto che io vedo che insomma, cioè io mi vedo all'improvviso su Facebook, Twitter o Instagram, mi vedo diffamata, mi vedo e non so come agire, non è giusto. Io sono... pienamente d'accordo con lei, la ringrazio per essere intervenuta nel nostro programma. Grazie a voi. Mi inchino di fronte al suo dolore, e che lei possa essere il simbolo e che riesca a fare ciò che non ha fatto. E infatti questo è quello che farò per tutte le ragazze e per tutte le donne.